Oh, deep in my heart, I know that I do believe we shall overcome. Liberi TV, siamo a Parigi alla settima marcia internazionale per la libertà dei popoli e delle minoranze oppresse. Siamo in compagnia di Luca Ostellino, componente del consiglio direttivo di Società Libera e giornalista del Sole 24 Ore. Luca, come sta andando questa manifestazione? Chi meglio di te, visto che sei un giornalista, un reporter? Beh, devo dire che sono molto impressionato perché per una serie di ragioni non ho potuto partecipare alle precedenti e è sicuramente emozionante, molto coinvolgente, c'è una bella partecipazione. Credo che Parigi sia in assoluto la città ideale anche storicamente per ospitare questo genere di manifestazioni. Ho notato con piacere che sono stati anche ricordati più volte i martiri cristiani che quotidianamente purtroppo subiscono delle violenze inaudite nei paesi arabi e non solo. Per il resto devo dire tutto molto positivo. Ti pongo una domanda. Allora, questa è la settima edizione della marcia, di questa marcia, si è fatta in diverse capitali europee. Perché non ci sono le centinaia di migliaia di cittadini comuni che dovrebbero esserci? Perché purtroppo scendere in piazza per manifestare per i diritti delle altre popolazioni è sempre molto difficile, è molto difficile coinvolgere le persone, perché i media non recepiscono questo tipo di iniziative, anzi le considerano delle cose che non fanno titolo, non fanno notizia, e quindi non essendoci neanche un tam-tam mediatico sufficiente, la gente che probabilmente sarebbe molto più facilmente coinvolgibile, perché è un problema che poi tocca, anche se da lontano, però tocca le persone. Purtroppo c'è un disinteresse ancora, e soprattutto io ritengo i media i principali responsabili di questo. Grazie a Luca Ostellino, componente del consiglio direttivo di Società Libera e giornalista del Sole 24 Ore. Grazie. Grazie a voi.